nuovo video su Destiny, questa volta perché mentre stavo gironzolando, come faccio praticamente tutti i giorni su Reddit, ho trovato un video, un post molto molto interessante che riguarda la possibile arma che abbiamo visto questi ultimi giorni nello spoiler copertina del prossimo DLC Rise of Iron. L'utente del canale More Console, che conoscerete tutti, ha intravisto quest'arma in un patto, precisamente il patto del titano, che potevamo acquistare, potremo credo ancora acquistare, dallo speaker. Il patto in questione è il Taylor's Golden Maul, è un patto che vi costerà 60 marchi leggendari e 25 sfere di luce, ovviamente per la classe titano, e una volta comprato, se voi lo analizzate per bene, ha come riferimenti quest'arma, che è questa sorta di ascia, secondo l'utente, secondo anche molti, perché anche altri hanno analizzato bene questa cosa, potrebbe essere l'arma definitiva che abbiamo visto nello spoiler copertina. Viene raffigurata con il colore dorato, quindi potrebbe essere un'arma esotica oppure no, e comunque sia potrebbe essere un'arma totalmente nuova nel mondo di Destiny, perché fino adesso non abbiamo mai visto un'ascia su Destiny o sui nostri guardiani. Quindi diciamo è un'analisi molto molto interessante, che potrebbe cambiare le dinamiche del gioco e potrebbe davvero aprire un nuovo mondo su questo possibile DLC incentrato principalmente nello standardo di ferro. Altri utenti hanno addirittura riprodotto quest'arma come, diciamo, fan made, chiamandola appunto Taylor Might, arma esotica, un elemento che appunto volevo portarvi in questo nuovo video per sapere la vostra e sapere per bene cosa ne pensate voi, se è un bene che Destiny stia aprendo i propri confini per espandere il proprio gioco su altre tipologie di gioco, come appunto un DLC incentrato principalmente nello stendardo di ferro. Vorrei sapere la vostra, intanto vi invito a lasciare un pollice in alzato, un parere qua sotto. Questo periodo sto un po' più in fissa con Overwatch, anche perché mancano pochissime ore per farlo uscire, sto davvero gasatissimo per testarlo, anche perché ci giocherò sul computer e ritorno nei giochi sul computer dopo 4 anni di console, quindi sarà un po' dura per me, anche perché la beta l'ho giocata per Xbox One. Ma ritornando a questo video, mi interessa il vostro pensiero, quindi lasciate un parere qua sotto, un pollice alzato, qua è Morti, bella per tutti, buona caccia guardiani!